Buongiorno, oggi sveglia presto, sono già le 10 passate ma mi sono svegliata verso l'8 perché ho fatto la doccia e ho portato la macchina dal meccanico perché dovevo fare il tagliando. Adesso sto aspettando i miei suoceri che mi vengano a prendere e poi andiamo a fare la spesa. Andiamo a casa e poi stasera, il pomeriggio, torno a prendere la macchina. Ci tenevo a dire una cosa molto importante. Sarà una sciocchezza, ma per me non lo è. Praticamente avevo commentato un video di Chiara Facchetti. Scusate per il vento, ma come vedete sono fuori. Comunque, praticamente non mi ricordo quale video era, comunque parlava di un vestito, mi ricordo. E io gli ho scritto di andare a vedere sul sito ASOS. E lei mi ha risposto al commento. Per me è stato un onore, veramente un onore. Oggi manca esattamente una settimana al ricevere le chiavi della casa. Infatti, fra una settimana devo andare in banca da mio babbo per firmare appunto i fogli. Non vedo l'ora, sono emozionata perché comunque per me è una cosa, cioè non è una cosa nuova perché comunque già in un video ve l'avevo raccontato che già avevo convissuto con un altro ragazzo, però eravamo in affitto e invece a questo giro proprio comprata, quindi è diverso, in questo caso la situazione è diversa. Certo, magari poi un giorno, che ne so, staremo ancora insieme, magari ci sposeremo, avremo anche un figlio, 2 figli, quanti saranno, insomma, o anche se non ci sposiamo, però magari vendiamo la casa e ne compriamo un'altra più grande, no? Questo è tutto da vedere poi in futuro. Adesso aspettiamo i suoceri che arrivino, non vedo l'ora, perché ho anche una certa fame, francamente. Non vedo l'ora che arrivino, almeno quando andiamo a fare la spesa, compro magari qualche chicchino per fare una mini colazione, diciamo, perché fra un po' tanto è l'ora di pranzo. E niente. Oggi la giornata. Che poi stasera viene la zia del mio ragazzo a cena a casa dei miei suoceri perché festeggiamo il mio compleanno e il suo. Che poi non vi ho raccontato una cosa. Sabato, come è stato il compleanno del mio ragazzo? Mercoledì è stato il mio. La gente nel frattempo mi guarda. Praticamente sono venuti a cena da me a casa mia i miei suoceri, c'erano anche i miei zii e i miei nonni, vabbè, i miei genitori, e finalmente i miei genitori hanno conosciuto i miei suoceri. Si sono conosciuti, è stata veramente una serata non bella di più. Stata una serata veramente bellissima. Siamo stati da Dio. E tanti mi diranno: ah, mi ha fatto conoscere già i genitori, i suoceri. Bene, sì, perché comunque è anche mia mamma, che i miei genitori che me l'hanno chiesto, ma anche i miei suoceri ce l'hanno chiesto. Poi comunque a noi ci faceva piacere, specialmente a me. Infatti sono contentissima che si siano conosciuti. Veramente, veramente contenta. Ora, comunque per la casa ci manca ancora un paio di cose, forchette, piatti, un po' di vassoi, cucchiai, cucchiaini, insomma, tutte le posate, a parte i coltelli, un po' di tovaglie, tazzine per il caffè e poi basta. Adesso mi avvicino verso la strada, almeno così quando arrivano i miei suoceri.
Monto in macchina, anche se mio suocero si deve fermare dal meccanico, cioè dall'amico del mio ragazzo, fargli vedere la macchina. Comunque, volevo far vedere una cosa. Prima, da lontano, mi sembrava uno scoiattolo. Poi mi sono avvicinata e mi sembrava chissà che cosa. Invece, guardate che cos'è. Questo mi sembrava uno scoiattolo, mi sono falsificato. Mi vedete? Io e le mie stupide idee. Comunque, sono arrivati i miei suoceri. Ok, stiamo andando a riprendere la macchina. Quindi il mio ragazzo si decide a venire giù. Forse andiamo. Dimenticato di mettere gli occhiali da sole, vabbè, adesso li metto. Poi ho preso la macchina, devo andare a farla anche la ricarica al telefono. Ok, ho ripreso la macchina. Sono già in macchina, in viaggio verso casa, adesso mi fermo a fare la ricarica. Poi quando arrivo a casa, poi inizio anche a montare il video. Oh, che caldo che fa oggi veramente, cioè. Che poi non ho speso neanche tanto per il tagliando. Pensavo di più. Ok, fatta anche la ricarica e adesso sono a casa. Nel frattempo sono passata anche a casa di una mia amica. Adesso aspettiamo la zia e la cugina del mio ragazzo, poi ceniamo. E niente, io vi saluto, vi mando un grosso bacio, mi raccomando, seguitemi anche sui miei social. Trovate tutti i link giù nell'info box. Che dire? Un bacione. Ciao!